All right, here we go. Jamel. Where you at? Arrivato il regalo che mi ha fatto per Mikuláš, mio marito. Io speravo tantissimo che qualcuno mi regalasse per Natale la nuova palettina di Nabla di glitter, che sapete, tutte le volte che ho un ombretto particolare e mi arrivano mille domande riguardo all'ombretto, è sicuramente uno dei glitter di Nabla, perché fanno una figura bellissima anche da soli. Sono usciti con una nuova palettina che trovo molto particolare per alcuni colori. Io, mio marito mi ha regalato questo paletto. Non ci posso credere, ero vestita truccata, eccetera, mi sono struccata, anche se è un po' a fatica perché avevo messo degli ombretti e degli altri glitter appunto di Nabla, quindi quando poi si vanno a togliere soltanto magari con dell'acqua micellare, non vengono via perfettamente o si spargono in giro per la faccia, quindi probabilmente adesso sembrerò una lampadina, ma non mi importa perché sono bellissimi questi glitter. Ho applicato l'ombretto che mi incuriosiva di più perché mi sembrava più particolare, che è questo marrone che sembra un po', adesso c'è un po' di riflesso, mannaggia, è un po' marrone, un po' rame, ha dei riflessi oro ma anche verdi, è bellissimo, si chiama Leo e sono veramente troppo contenta, sembro un po' una povera pazza in questo momento perché appunto non me l'aspettavo, mi sembrava un regalo troppo grande da ricevere per Mikuláš. Mio marito poi di solito riesco sempre a sgamare le sorprese che mi fa o i regali che mi fa, e questa volta invece non avevo alcuna idea, quindi non lo so, sono veramente troppo contenta. Gli ho mandato infatti anche un video unboxing mentre apro il pacchettino e le foto ovviamente con l'ombretto su, e sono veramente troppo felice. Nel calendario di oggi c'erano le mandorle ricoperte di cioccolato e cannella, ma spezie in generale. L'ho già trovato e mi è piaciuto molto, ricorda un po' quei cioccolatini natalizi speziati tipici ad esempio della Germania. Almeno abbiamo un'amica di famiglia che ogni anno manda il pacco di Natale dalla Germania e ci sono sempre dei biscottini o cioccolatini speziati in questo modo. C'era poi un peeling per piedi, io ho capito che quest'inverno dovrò avere dei piedi spaziali, visto che ho già trovato anche la crema per i piedi, adoro. E poi nel calendario di Peter Stehouse c'era questo infuso di frutta che si chiama Porta Fortuna. È con ibisco, ci sono dei cubetti tipo di caramello, sono veramente molto curiosa di provarlo, insomma, nonostante io non sia fan degli infusi. Disordine a parte, mi piace tantissimo questa luce in casa. Anche oggi ho messo su i glitter di Nabla, questa volta ho provato quelli più sul rosa freddo, meravigliosi, cioè fanno una luce spettacolare secondo me. Comunque c'è un po' di casino in casa perché ultimamente mi sono veramente impigrita, non ho molta voglia di mettere a posto, soprattutto quando lavoro e faccio tipo un po' di disordine, anche quando cucino non ho voglia di mettere poi a posto e quindi le cose, sapete, si accumulano e arriva un punto in cui tutto è in disordine e mi viene l'ansia perché inizio da una parte a mettere a posto ma ancora in disordine, quindi mi viene ansia, smetto di mettere a posto, insomma un circolo vizioso. Why is it all?
Virgin from a movie scene, made of people in my dreams. The last time, if I recall, there's a feeling of being alone. I don't know where I'm going, isn't far, but in case I go, no need to be stressed. Gotta take it home, cause day I really miss the shade. Since we left, I guess it just makes sense to what the reasoning was when I said, in case I go, no need to be stressed. Gotta take it home, cause day I really miss the shade. Breve aggiornamento di lettura: in questi giorni ho iniziato la serie Heartstopper di Hellis Hosman, non mi ricordo esattamente il nome dell'autrice, quindi potrei aver sbagliato. Fatto sta che è molto carina la serie, davano i 4 fumetti gratuitamente in PDF, quelli di Oscar Wilde, tramite il loro calendario dell'avvento. Praticamente ogni giorno sul loro profilo Instagram regalano per un'ora l'ebook di un libro diverso, cioè cambia ogni giorno. E uno di questi giorni c'erano appunto i 4 fumetti. Io però adesso ho letto i primi 3 ed è una serie che trovo veramente carina, coccolosa, super fluffy, e secondo me potrebbe piacere un sacco a chi è abituato a leggere magari boys love carini coccolosi. Ecco, è una serie ambientata in Inghilterra, quindi sicuramente diversa nell'esporre un amore, un primo amore, prime esperienze, eccetera, rispetto ai manga o ai fumetti comunque giapponesi. Però secondo me è veramente molto molto carino. E oggi ho terminato anche Natale con i Fantasmi, una raccolta di racconti di autori e autrici diversi, tutti con al centro il paranormale, non proprio solo fantasmi, spettri, presenze, cose paranormali, diciamo così. Nonostante il titolo, in realtà si fa riferimento al Natale, tipo raramente, cioè non tutti i racconti sono effettivamente ambientati a Natale, non è che si respiri proprio l'atmosfera natalizia o altro, però nonostante questo ho trovato molto carina la raccolta. Mi ero avvicinata a questo titolo perché include Natasha Pulley e Laura Purcell, di cui ho già letto qualcosa e quindi ero molto curiosa di leggere le loro storie. Se avete letto L'orologiaio di Filigree Street, Natasha Pulley in questa raccolta scrive una storia con protagonisti quelli dell'orologiaio, mentre il racconto di Laura Purcell è stato il mio preferito di tutta la raccolta, quindi vale assolutamente la pena. Si crea un'atmosfera inquietante, un po' da pelle d'oca in alcuni racconti. Chiaramente, essendo una raccolta, alcuni mi sono piaciuti di più, alcuni non mi sono piaciuti granché, però nel complesso, se cercate qualcosa di un po' brividino, ecco, non dell'orrore o altro, io la consiglierei.